Buongiorno e benvenuti all'Officina della Storia. L'Officina della Storia è un esperimento che si rivolge a quanti abbiano interesse per la ricerca storica e ne vogliano cogliere implicazioni e possibilità, e che si avvale di un laboratorio d'eccezione, Venezia. Tutti hanno negli occhi immagini della città più o meno patinate, fascinose e attraenti. Tutti o quasi ne possono intuire aspetti meno piacevoli o difficili. Ma la città di Venezia è anche un libro aperto e permette di avere un contatto vivo e diretto con tutta la storia, da quella antica a quella contemporanea. Noi vorremmo accompagnare chi ci vorrà seguire in un percorso inedito attraverso questa città, mettendo a fuoco alcuni luoghi. Li abbiamo scelti perché i nostri occhi sono significativi almeno per due ragioni: perché finalizzati alla conservazione e allo studio dei documenti, e perché essi stessi testimonianza di un processo o di esperienze significative in prospettiva storica. Non si può né insegnare né fare ricerca solo attraverso il computer o la rete, perché il contatto con le persone, con i luoghi, con le fonti è fondamentale. L'esperienza dell'Officina è in questo senso del tutto coerente con uno stile didattico proprio dell'insegnamento della storia a Ca' Foscari, che a più livelli valorizza proprio il peculiare contatto con la città e delle sue molte istituzioni culturali e scientifiche, e intende promuovere la formazione di un pensiero critico particolarmente sensibile ai testi e ai contesti. Proponiamo qui alcune tappe, qui molte altre se ne potrebbero o potranno aggiungere: un museo, calli, campi e muri, archivi più o meno noti, un luogo di lavoro fondamentale per la storia dell'industria nel Novecento, un quartiere di cui non si parla quasi mai, una tra le tante chiese della città. Ciascuno di questi luoghi sarà presentato nelle sue peculiarità e potenzialità da uno dei colleghi che hanno partecipato al progetto dell'Officina, e per ciascuno si proporrà un sintetico approfondimento critico su una delle fonti in esso contenute o a esso correlate: un documento, un reperto, un paesaggio, una mappa, una testimonianza orale. Non solo. Questa Officina nasce da un'esperienza sul campo fatta durante la primavera del 2015 con un gruppo di studenti di Ca' Foscari. Proprio per dare concretezza e vita alla nostra proposta, per ciascuna tappa abbiamo preparato un video girato durante le visite ai luoghi. Esso intende restituire almeno in parte non solo l'evidenza visibile di quanto vi presenteremo in studio, ma anche la relazione che si instaura tra le persone, studenti e docenti, e i luoghi, da vivere come primo atto, in certa misura fondativo, della ricerca storica. E adesso, come il pifferaio del manifesto dell'Officina, vi invitiamo a seguirci.